Se per Berlusconi la colpa è dei retroscena disegnati dai giornali, Tremonti minimizza. La decisione di Standard & Poor's era attesa. Ma sono ore calde per il ministro che oggi incontra banchieri e industriali che sicuramente chiederanno conto di un declassamento che significa perdita di credibilità e maggiori costi. Il malcontento nel paese è palpabile. Queste barzellette di Berlusconi, di tutti, ma basta! Ma tutti devono andare a casa, tutti i politici italiani devono andare a casa. In questo periodo sembra che insomma, l'Italia ha dimostrato di essere appunto dal punto di vista politico abbastanza fragile e incerti. Non so come mai noi abbiamo tutti la stessa opinione, cioè pessima. L'immagine che diamo al mondo è veramente tremenda, ma l'immagine che diamo a noi stessi del nostro paese, cioè a prescindere dal mondo. L'ennesima tegola sulla testa degli italiani. Solo pochi giorni fa la Commissione europea aveva tagliato le sue stime sulla crescita del paese nel 2011. Questo perché nel terzo e quarto trimestre sarà pari a zero.